Venerdì sera il Gran Teatro in Riva al Massaciuccoli ha ospitato la prima delle quattro rappresentazioni di Tosca, attirando un pubblico entusiasta e numeroso. Con una platea esaurita in ogni ordine di posto, ben 4.000 persone hanno avuto il privilegio di assistere a uno spettacolo che resterà indelebile nei loro cuori. Straordinaria la direzione dell'orchestra da parte del maestro concertatore Daniele Collegari, che ha saputo guidare con maestria i musicisti, creando un'atmosfera carica di emozioni. Applauditi a scena aperta Erika Grimaldi, nelle vesti di Floria Tosca, Alejandro Roy, Mario Cavaradossi e il barone Scarpia, Dalibor Genis. Le scenografie suggestive e i costumi curati dal regista Pizzi hanno trasportato gli spettatori nella Roma del 1800, rendendo l'esperienza visiva tanto coinvolgente quanto quella musicale. La cura dei dettagli scenici ha sottolineato la drammaticità e l'intensità della storia d'amore e di tragedia di Tosca. L'applauso finale, lungo e caloroso, è stato un tributo sincero agli artisti e a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa straordinaria serata. Molto bello, i cantanti bravi, l'orchestra meravigliosa, quindi tutto bene. Amo tanto Puccini e il maestro era fantastico perché viva totalmente Puccini, quindi per il centenario è molto bello. Ah, sono felice di essere qua e Erika Grimaldi è meravigliosa. Beh, una Tosca esemplare, fatta nei tempi, nei modi, nel periodo storico, con i costumi giusti, eccetera. Molto raffinata anche nella scenografia, molto ben curata nei dettagli, quindi Pizzi ha fatto un altro bel lavoro. Bisogna essere sicuramente orgogliosi di questo. Il prossimo appuntamento con Tosca è per il 9, 18 e 24 agosto.